salga Elsa vestito male, Elsa vestito no, bene. No, no, Zeppertì questo. Buonasera anche a tutti quelli che ne segui in streaming. E benvenuti alla finale della 10ª edizione de Dimela Cantando, il festival della canzone inedita in dialetto istroveneto. Inserito in l'11ª edizione del festival dell'Istroveneto, è il festival più bel del mondo. Che bel che se vedervi così in tanti in questo teatro cittadino de Buie e anche fora qua, perché ne sta guardando sul maxi, mini maxi schermo in atrio, e è veramente bel. Finalmente, un saluto anche ai radioascoltatori di Radio Pola che ne segui in diretta. E adesso sappiamo che ormai, sapete come che funziona di noi? Noi non salutiamo mai nessuna autorità, non salutiamo nessun per nome e cognome, perché per noi siamo tutti uguali. Noi siamo tutti gente che fatica, gente che lavora. E allora, feve un applauso a voi, a tutti qui in sala e a tutti quanti. Oh, tocca sempre a me. Eh sì. Di solito se alterniamo, cominciamo bene oggi. Questa è la terza sera di Dimela Cantando, come che sa. Siamo stati il 1° giugno a Piran, l'11 finalmente siamo sbarcati e sbarcai per vero a Venezia. Letteralmente, nel senso che abbiamo portato tutto coi barconi a Venezia, tutto il festival, e siamo stati ospiti dell'auditorium Santa Margherita dell'Università Ca' Foscari, che ringraziamo che tantissimo per questa esperienza. Grazie veramente. Tantissime, possiamo solo dirvi più degli anni passati, le canzoni arrivate alla prima giuria internazionale d'esperti che ha dovuto fare un lavorone, Sielger le 14, canzone che ascoltare stasera. E se non sei d'accordo con la giuria d'esperti, adesso vi diciamo i nomi così che telefonè. Alexander Valencic de Fiume, Petra Grace Zoppolato de Buie e Clio di Abate de Capodistria. E siccome sapete che Dimela Cantando è un festival vero e proprio, oltre che una festa della musica, stasera vengono assegnati i premi per la meia canzone, le meie parole e il meio arrangiamento. E salutiamo allora la seconda giuria internazionale di esperti che è qua in sala, ossia Elis Lovric, Rosanna Turcinovic, Bruno Kreitzer, Christian Nemeth e Borna Schmer. Potete fargli un applauso. Naturalmente... Lori gasaccio pado i testi, gasaccio pado i file, con le file in buiese? File delle canzoni, naturalmente, però una roba se ascoltare i cantanti registrati e bei, mixati e perfetti, e una roba se vederli dal vivo, per cui se dal vivo qualche non merita, gli chiederà anche qualche menzione. Infatti. E la vecchia novità? La vecchia novità di questo anno è la terza giuria. E chi è la terza giuria? Com'è? Chi ha detto noi? Giusto! È il premio del pubblico, il pubblico in sala, anche fuori della sala, perché anche qua in atrio. In atrio. Ecco. E finalmente possiamo fare questo premio, possiamo fare questo sfogliamento delle schedine, perché non dobbiamo disinfettarle. Spoglio. Lo spoglio, ma cercavo di dire in dialetto, sfogliamento. Allora, naturalmente, sapete come che funziona, no? Ascoltare tutte le canzoni, vi faremo ascoltare tutti i ritornei e dopo se cava una pena fai un cerchietto, un segnetto vicino alla canzone che vi piace, una sola, perché in altri posti abbiamo dovuto invalidare le schedine, perché che ha fatto più... Perché che piaceva tante canzoni, però... Se per quel, però una sola, per favore, se no il voto non vale. Se no cava una penna, le chiave della macchina, fai un buso, va bene? E i voti di stasera vengono messi insieme a quelli di Piran e di Venezia e anche al voto online. Infatti oggi fino a mezzogiorno si poteva votare sulla pagina Facebook del festival la canzone che vi piace di più. Perché ormai siamo diventati internazionali, sappiamo chi ne segue del Brasil, dell'Argentina, e se Yogi e Bubu che voglia di votare in Canada, noi dobbiamo dare la possibilità anche a Yogi e Bubu. E il dialetto istroveneto si sta messo in l'ultimo anno in il patrimonio dei beni culturali immateriali sia della Slovenia che della Croazia, e noi siamo qua per diffonderlo, per farlo conoscere non solo a chi che se de fora, insomma, ma anche alla nostra gente, e per dirgli che lo devi masticare, che lo devi parlare per le contrade, per strada, a casa, fora di casa, per i corridoi, per tutto. E per dire anche che in dialetto non si può parlare solo di tradizione, di nostalgia, ma il dialetto è una lingua viva, è una materia viva, per cui i temi che abbiamo oggi, ad esempio, è l'amor, l'ecologia, è il bullismo, è il divertimento. Volevamo dirvi che il dialetto è un'espressione di qualità,
non è solo quel che parliamo in cucina e non per questo è Z serie B. Per cui coltivemolo veramente, perché fa parte del nostro cuore, delle nostre radici. Ti gradito qualità? Godito qualità. E la qualità se vedi anche delle scelte, e noi ne piasi le sfide, ed è qualche anno che abbiamo scelto di rendere che la vita ai cantanti ancora più difficile e di cavare le basi registrate, come che avevi visto, insomma, e di farli esibire con la nostra mitica orchestra dal vivo, la band del Festival dell'Istroveneto. Un grande cantando! Venga un applauso, adesso ve li fermo presentare. I nostri maestri, Tonci Grabusic alla batteria, Vania Vitesic alle percussioni, Damian Gerbaz al basso, Zvonimir Radicic alla chitarra, Emir Grozanic alla chitarra, e i nostri back vocal Anna Jakšić, Katarina Juric e Andrei Babic. E a dirigere tutto alle tastiere è il maestro Aleksandar Valencic. E adesso che abbiamo detto tutto, possiamo cominciare con la gara. Yeah. Allora, cosa sei in ballo? Bisogna ballare, è una metafora della vita. Bisogna andare sempre avanti e mai fermarsi. È come una foglia che casca dall'albero, cose bora. Una volta intera cosa la fa? La continua a spostarsi, a rodolare. Son foglia di sfada e mai stanca, che balla svolando e vede gli amici partire. Ma che vola anche sperare in un meglio domani, con le foglie nuove già pronte per crescere sui rami. I rami se pronti e sciopa de vita, e la vita nuova vuol farsi sentire. E allora, finché podemo, balemo sto tango, sto mambo e sta samba. Parole di Tiziana Dabovic, musica di Luciano Verbam, arrangiamento di Roberto Funcic. Samba per me. Canta Vlado File Filcic e Luciano Verbam. Son foglia di sfada e mai stanca, che bala svolando e vede gli amici partire. Se tutti ma tutti, che canta tremando, Laurano e Zinia, Eros Marin. E il fiume si ingrossa fra i rami stremisia, un canto alla vita mi parto, mi devo partire. Un canto alla vita, un canto alla vita, parto sì, parto, ma torno al cincin. La piova ne inzomba, la pora ne ingruma, che samba muletti, che samba. La pora ne ingruma, la piova ne inzomba, che samba muli, che samba. I rami se pronti e sciopa de vita, per un merdo nuovo vuol farsi sentire. Le foglie se pronte, le sciopate vita, e la vita nuova vuol farsi sentire. Nasce un fior, nasce un bel fior, la vita è lo schizzo de occhio, un fischio di un treno che rusine passa. Un treno che torna, un treno che
sta stampa, sto tango, sto mambo, sto tango, sto tango, sto tango, sto mambo. Ballemo, ballemo finché potemo, perché noi siamo qua. Sto tango, sto mambo, sta rumba, sto tango, ballemo, ballemo finché potemo. Ballemo finché potemo, perché noi siamo qua. Grazie mille. C'è Luciano Verban, ecco. Bravi! Un omaggio. Bravi. Del festival. Gave senti un urlo? Gave senti? Io mi ero appena pensato per la prima volta è il vestito. La prima, al sedicesimo non c'è due, urlo, senza tre. Sentire di più. E il quarto viene da sé. Andiamo avanti. Ten tempo in tutti i modi di non pensare a cosa disi la gente, ma non è facile. Tanti patissi per le male lingue, per le invidie, ma se anche quei che per fortuna, e anche se non è facile, arriva a fregarsene, e sta ben che mai. E allora? Lascia che te disi che va tutto quanto ben, lascia che te disi come tise il mondo pien, de necessità virtù, va avanti e non pensarghe mai più. Parole de Maria Musti e Veronica Giurco, musica de Veronica Giurco, arrangiamento de Massimiliano Cernecca. Ai back vocal Veronica Giurco, de necessità virtù, canta... Maria Musti. Sera. Buonasera. Sarà così, se una vita che qualche tonte disi che ora che sei, te vorrei stare, ma te devi andare, ma se è successo anche a me, se è tutto già bello e pronto e non te vuol partire. Lascia che te disi che va tutto quanto bene, lascia che te disi come tise il mondo pieno de necessità virtù, va avanti e non fermare mai più, mai più, mai più, va avanti e non pensare mai più. Te son finì, son contenta, non te vedo partire. Forse se sta un ben, dopo un brutto tempo ci ammasseremo. Scampar di qua non serve a niente, cosa disi la gente? Se tutto già bello e pronto, ma non te sa cosa far. Lascia che te disi che va tutto quanto ben, lascia che te disi come tise il mondo pien de necessità virtù, va avanti e non pensar che senza tanto vatti là. Quel che te voglio che va tutto quanto bella, sa che te disi come tise il mondo pien de necessità virtù, va avanti e non pensar che la sa che te disi che va tutto quanto bella, sa che te disi come tise il mondo pien de necessità virtù, va avanti e non pensar che mai più, mai più, mai più, va avanti e non pensar che mai più, mai più.
che mai più. Grazie, grazie, splendidi. Veronica. Maria Musti, brava. Ecco Maria, grazie. Ah, ti ti ricordi quando che andammo a scuola? Sì. Quando che avevamo qualche simpatia, che correvamo drio. No, non venivamo ricambiati. No, non ne guardava nessuno a noi a scuola. E mi domando, anzi la prossima canzone se domanda, dove sarà finita quella bella putela con gli occhi blu, col vestito blu, coi cavei... Blu. No, neri e col cuor d'oro? Dove ti son? Come ti stachi? Ti sono andata via senza neanche un ciao. Ti son lontano. Speriamo bene. Che ti son bella, libera come un cucal. Parole e musica di Sergio Settomini, arrangiamento di Leonardo Clemens. Te penso, canta Piero Pocecco. Buonasera. Penso a te, ai giorni che non passa mai. Ti eri bella anche di più, passa in alto per un come me. Una putela con gli occhi blu, bocca di fuoco, bocca di fuoco, ma non per me. Tutti voleva star con te, per non lasciarte sola. Ti li sempiavi anche di più, una fila nuova ogni venerdì. Una moretta col vestito blu, un cuor d'oro, ma non per me. Dove ti son, come ti stavi, ti sono andata via senza neanche un ciao. Ti sono lontano, speriamo bene, che ti son bella, libera come un cucal. Penso a te, per non dimenticarti mai. Ti eri bella anche di più, una fila lunga ogni venerdì. Una putela con gli occhi blu, bocca di fuoco, un cuor d'oro, ma non per me. Dove ti son, come ti stanchi, ti sono andata via senza neanche un ciao. Ti sono lontano, speriamo bene, che ti son bella, libera come un cucal. Dove come ti stanchi, ti sono andata via senza neanche un ciao. Ti sono lontano, speriamo bene, che ti son bella, libera come un cucal. Ti son lontano, speriamo bene. Thank you.
Grazie. Piero Pocecco. Bravo. A cosa servi le canzoni, secondo te? Vedemo. A farne compagnia quando che stiremo, lavemo, cusinemo, sì, no, mettiamo va bene, a posto casa. Quelle se quelle che va in radio, su YouTube, su Spotify, sì. Quelle trapole là. Ecco, quelle là. No, intendevo quelle canzoni, quelle che vien spontanee, che se canta, quando che se sei in compagnia. Ah, quelle. Eh? Quando che se quelle, se sera io ci svola, il pensier su una parola, e viaggia la fantasia, e la svola via, se porta via il caligo, vien fuori anche i sorrisi, le canzon te fa salute, le canzon te manda in crisi. E proprio questo pensa e canta il prossimo cantante. Parole e musica de Andrea Bussani, arrangiamento de Fabio Valdemarin. Le canzoni non servono a niente, canta Andrea Bussani. Canzoni non servi a niente, servi solo a insempiare la gente, farti credere a un mondo finto, chi che ha perso, chi che ha vinto, e non corri neanche pagare per sta finestra sulla follia, 3 minuti de un che te conta, qualche tocchetto de fantasia, e nessuno si ricorda mai che servi le feste, quanto giusto che se cantare e non farlo piangere. Che te fa tornare con la testa la compagnia, la chitarra che fa casin e i pensieri che svola via. E la gente vuol stare in pace ben fracata dentro il divano, mondo piatto pieno di colori e perder tempo e mangiarsi i bori. E basta sogni dai per favor, che i fa casini me fa rumor. Addio canzoni, addio morbin, non ho più voglia di far casin. E nessuno si ricorda mai che servi le feste, quanto giusto che se cantar e non farlo pian. La canzon che te fa tornar, con la testa la compagnia, la chitarra che fa casin e i pensieri che svola via. Se sera io ci svola, è il pensiero su una parola, e viaggia fantasia, e la svola via. Se porta via il caligo, vien fuori anche i sorrisi, la canzon te fa salute, la canzon te manda in crisi. E nessuno si ricorda mai che servi le feste, quanto giusto che se canta e non farlo pian. La canzone che te fa tornare, con la testa la compagnia, la chitarra che fa casin, e i pensieri che svola via. Dai du dai du dai du dai du dai du dai 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 du dai du dai du dai du dai du dai dai du dai du dai du dai dai du 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 dai dai. Andrea Bussani, bravo! Ma secondo me le canzoni servi in realtà. A cosa servi? A niente. Secondo me sì. Anche perché oltre a cantare in dialetto noi pensemo, sognemo, porconemo a volte in dialetto, serabiemo in dialetto. E sta canzone che ascolteremo è stata scritta in quel brutto periodo, che è la pandemia che abbiamo passato tutti. Ma la viene sempre bene, perché la dici? La musica è un shock, un balsamo, la medicina. E allora? E allora spalanca le porte, tutti invitati, che noi stasera saltiamo in aria col rock. Sera la porta, sbassa sti scuri, che noi stasera faremo un giro de rock. Parole di Tiziana Dabovic, musica e arrangiamento di Edi Acquavita. Un rock in mascherina, canta Alida, Alida Del Caro. Sera. Oh,
poi canto il rock nel mio dialetto. E non mi serve né piova, ballo con voi e vento. La musica è un shock, un balsamo, la medicina. E con l'ascolto giro intorno con la mascherina. Spalanca le porte, tutti invitati, che noi stasera salteremo in aria. Corro, corro, sera alla porta, spassa sti scuri, che noi stasera Alida cara, brava, anche e se vedremo dopo, perché con tutti se vedremo anche dopo. Ma voi gavè caldo, perché mi sì, ti sta noi sì, sta sì, ti sta sita, che... go caldo, ecco, giuro, sì, perché... bellissimo, è grata però che non avevo idea. Madre allora, mia, neanche questi secondo pulisi, me dice anche il surriscaldamento globale, perché anca. Sì, 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 perché noi esseri umani siamo anche a disgraziai nei confronti della natura. E questo se chiaro è limpido, e la prossima canzone parla di un sogno, anzi più che dire un brutto incubo, dove che il mondo non esiste più così come che lo conosciamo. Mi ricordo dei boschi e il sol sulla pelle e i monti gli era coverti di verde e neve. Ecco, dimentichè tutto questo, sparisi tutte le bellezze della natura che noi non trattiamo massa bene, evidentemente. Gavemo tutto, ve giuro, e bastava che ognuno si accontenti di vivere bene. Per fortuna gli era solo un sogno. Ma se andiamo avanti così, non siamo lontani da quel che potessi veramente succedere. Purtroppo no. Parole e musica di Daniele Ferro, arrangiamento di Daniele Ferro e Mauro Giorgi. Scatola nera, canta Daniele Ferro. Sera. Buonasera e bentrovati, se me stai
state ascoltando? Ben, oramai è tardi. Questo che ve lascio è l'ultimo messaggio. Sono restato solo in sto mondo ormai malato. Ma non stare a tristarvi, avemo meritato. Se solo colpa nostra oramai, gavevimo tutto, ve giuro, e bastava che ognuno si accontenti di vivere bene. Mi ricordo dei boschi e il sol sulla pelle, e i monti era coperti di verde neve, e l'aria la respiravimo, ma adesso tutto s'andà, tutto quanto brusa. Mi sveglio frastornato e niente mese chiaro, la testa che mi scoppia, tutto son sudato, e il cuor che batti forte è un senso di disagio. Poi mi rendo conto che tutto ho sognato. Una volta calmo capisco che sto sogno vuol trasformarsi in dura realtà. Spero che un giorno sul serio non capiterà che qualchedun per noi pagherà. E purgavemo i boschi e sol sulla pelle, i monti ancora coperti di verde neve, e l'aria respiremola, provemo qualcosa a cambiare. Perché gavemo i boschi e il sol sulla pelle, i monti ancora coperti di verde neve, e l'aria respiremola, provemo qualcosa a cambiare, o tutto sparirà. Grazie. Daniele Ferro. Ecco un omaggio. Volevo dirti che ti ho un bel nome. E gli ho detto, volevo dirti che ti ho un bel nome, Daniele. Allora, cosa volevo diventare dei grandi con gli Erivo Fioi? Niente. Disoccupati, niente. Cosa volevo diventare dei grandi? Dai, per vero. Piloti, de Formula 1. Io volevo diventare un'attrice, ad esempio. Oppure chi vuol diventare ballerina, chi vuol diventare ballonair. Voi volevo diventare qualcosa? Pompier, ecco. Altro, dai, dai. Chi ha detto cantante? Ha insegnato. Cantante. Siamo quasi. Infatti, il prossimo cantante... Il prossimo cantante volessi far, pensa un po', la rock star, per far innamorare, insomma, la gente e anche la sua bella, ma... Me dismentico. Parole, rime, musica in un attimo. Conosco qualche accordo, ma non son pratico. Solo il pensiero del palco me ciappa il panico. Sono qualcosa, ma me manca il soramanico. E poi per fare la rockstar bisogna avere anche il fisico e noi, insomma... Non lo gavemmo. Ecco, così. Parole de... Andrea Scarcia. Musica de... Andrea Scarcia, Paolo Amodio, Andrea Parlante, Gianluigi De Stradi. Arrangiamento de Paolo Amodio, Andrea Parlante, Gianluigi De Stradi, Marco Sterle e Billy Curti. E Billy Costa Curta, no. Della nazionale del 98 ai mondiali. Me dismentico, canta Andrea Scarcia. Eccolo. Sogno di far innamorare la gente, le chitarre e le parole giuste che
sgrisola il cuore, sogno di far di tutte le emozioni rime basate per le mie canzoni e fare un ritornello che parli solo di te. Conosco qualche accordo, ma non sono pratico. Sono qualcosa, ma mi manca il suo manico. Il suo manico. Penso no, non fisico e me dismentico. Parole, rime, musica in un attimo. Conosco qualche accordo, ma non sono pratico. Sono il pensiero del palco, me ciappa il panico. Il panico. Pensier del palco, me chapa al pánico, pánico. Me desmentigo, parole, rime, música en un attimo. Conozco qualche accordo, ma non son pratico. Sono qualcosa, ma me manca il solo manico, il solo manico. Andrea Scarcia, bravo! Per poco non mi dismenticavo dell'omaggio, ma in realtà... ho fatto la battuta. Che invidia, il Scarcia. Buonasera. Pianti. È il Scarcia, Scarcia, che invidia, tremenda. Band, queste erano le prime sette canzoni della metà, siamo arrivati a metà strada. Siamo arrivati a metà. Band, vuole sciabare un attimo de fia? Vuole fare una pausa? Sì. Che fai un applauso finché va fuori, per cortesia. Bravi! Va a beversi un bicchiere d'acqua perché qua, meno sola so, ma qua c'è un caldo, 48-49 gradi. Mare mia, altro che riscaldamento globale. Ah, allora, se arriva il momento dei ringraziamenti, che è giusto ringraziare De Cuor per l'organizzazione del festival L'Unione Italiana, realizzato con il patrocinio e il sostegno della città de Buie, della regione istriana e del Consiglio regionale del Veneto. In la realizzazione del festival ne ha aiutato il Comune de Piran, la comunità degli italiani Giuseppe Tartini de Piran, l'Associazione Reise Venete, l'Accademia della Buona Creanza, Dipartimento Accademia della Lingua Veneta, l'Università Ca' Foscari de Venezia e l'Università Popolare Aperta de Buie. E vi ricordiamo che è il festival realizzato grazie a un contributo finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Repubblica Italiana, in sensi della legge 21 marzo 2001 numero 73 e successive estensioni e modificazioni in applicazione delle convenzioni stipulate tra il MAICE e l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste, con supporto
supporto finanziario dal Consiglio per le minoranze nazionali della Repubblica Croazia, Savezza Nazionale Magnina e dell'Ufficio per i diritti umani e i diritti delle minoranze della Repubblica della Croazia, Uriza Ljuska Prava e Prava Nazionale Magnina. Ogni anno su una riga in più. C'è una riga in più sto anno. E siccome sui pacchetti delle medicine, no? Sì, che non te li leggi mai in realtà, ecco. Fino in fondo. Allora, il festival è un momento de musica, sicuramente de festa, ma anche de messaggi e discorsi, e abbiamo nominato gli organizzatori, allora è giusto che gli organizzatori... Ci abbi la parola, gli organizzatori e i partner. Non abbiamo potuto dare la parola a tutti quanti, perché se no stiamo qua fino a domani. Domani è domenica, dove andare? Al mar vado, mi va bene anche a messa, ma mi vado anche al mar. Ecco, chi che ha detto a messa, la vegni su. Allora invito sul palco Maurizio Tremo, il presidente dell'Unione Italiana. Buonasera. Anche a messa, anche al mar. Mico anche di lavare la macchina volendo domani, se no piovi. Buonasera a tutti quanti. Anche mi voglio innanzitutto ringraziare quei che ne consenti di organizzare questo festival, 10° anniversario di Me la Cantando, 11° dell'Istroveneto, quindi la nostra nazione madre, l'Italia, il Ministero degli Affari Esteri, la Croazia con l'Ufficio per i diritti delle minoranze, il Consiglio delle minoranze, la Regione Veneto. Mi fa molto piacere che, come sempre, penso che non ci sono mancate nessuna manifestazione, che abbiamo con noi il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che è un grandissimo amico, una persona che ne ha aiutato tantissimo, che ne ha consentito anche poi di essere presente quest'anno a inaugurare il festival a Venezia, Palazzo Ferrofino, sede del Consiglio della Regione del Veneto, e avere anche una serata a Venezia, che è veramente sta una cosa straordinaria, veramente grazie Veneto, grazie Roberto. Poi la regione istriana non ha mai mancato nel supportare, nel dare una mano nei finanziamenti, nell'organizzazione. Questa sera abbiamo veramente il grande onore e piacere che sia con noi anche Boris Miletic, presidente della regione istriana, che guarda il nostro festival. Grazie ad essere qua con noi. Con la regione istriana, come sapete, dopo che siamo riusciti a far registrare l'Istroveneto in Slovenia lo scorso anno come quale patrimonio culturale immateriale della Slovenia, appunto, e dopo che, se vi ricordate, il 17 di settembre, no? Quindi 9 mesi fa, qua Lorella Limoncintot ha letto la delibera del Ministero della Cultura che sta registrando anche in Croazia, appunto con la regione istriana stiamo organizzando una serie di attività con protocolli e accordi per fare in modo che l'Istroveneto sia sempre più studiato, conosciuto, diffuso e valorizzato sia, cosa dire, nell'Istria qua, sia nella parte slovena, quindi in tutta la zona dove si parla l'Istroveneto, nei due paesi, nell'unica Istria che l'Unione Italiana appunto abbraccia in maniera unitaria. Ringrazio anche la città di Buie, che anche la città di Buie non ha mai mancato nel sostenerne, qua anche presente il bravissimo sindaco Fabrizio Visentin, che ne dà sempre un grande supporto. Grazie Fabrizio. E ovviamente tutta la parte dell'amministrazione, la giunta esecutiva, Marin Corva, questa giunta esecutiva, poi la struttura e soprattutto Marianna Ilicic Buic, da cui sapevamo nasce 11 anni fa quest'idea e che la sta portando avanti in maniera magnifica. Mi credo che ogni anno questo festival cresce, diventa sempre più bello, sempre più interessante, come ho visto anche se stiamo ascoltando le canzoni che sta portando avanti, e sono convinto che riusciremo a realizzare una serie di manifestazioni che durerà d'ora in poi tutto quanto l'anno, perché noi siamo italiani, noi siamo comunità nazionale, noi siamo l'Istroveneto, noi siamo la lingua che parliamo, la lingua in cui sogniamo, e questa è una bellissima lingua in cui sogniamo, creiamo, e come vede la stiamo portando avanti con tantissima passione. Se bel che, e vado a chiudere, che in questo nostro festival partecipa tutti, a prescindere se sei istriani istroveneti, istrocroati, istrosloveni, se sei italiani dell'Italia, tutti si cimenta in questa bellissima gara, che poi non è una gara perché, come sapete voi, tutti si diverti tantissimo, e quindi grazie a tutte le persone che si sacrifica, lavora, crea, grazie ai presentatori, la ben tutti quanti, questa bellissima festa, una festa di tutti quanti noi. Grazie veramente di cuore, continuiamo
a parlare l'Istroveneto sempre, comunque, dovunque. Grazie, buona serata. Grazie. 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 E il saluto al paron de casa, non potevo non chiamarlo a dirne due parole. Fabrizio Visintin, sindaco della città de Buie. Ecco, buonasera. Buonasera a tutti. Siamo alla fine di questa undicesima edizione del festival, la decima di Dimmela Cantando. E prima di tutto volaria ringraziare tutti i partecipanti del Festival dell'Istroveneto, tutti quelli che ha arricchito il programma del festival con i saggi, con le poesie, con i lavori multimediatici e dopo anche con le canzoni. Questo è il modo più efficace di far cultura, di allargare il nostro patrimonio culturale che, come abbiamo sentito dire, è diventato anche protetto e dallo Stato croato e dallo Stato italiano. Grazie veramente a tutti i partecipanti. Sicuramente un grandissimo ringraziamento va anche a tutto lo staff organizzativo, tutti quei che in queste ultime 4 settimane era sempre qua pronti a stare attenti che tutto venga organizzato in tempo e che ogni evento riesci al massimo. Grazie allo staff organizzativo e a capo dei lori, alla nostra Mariana Jelicic Buic. Che una dei ideatori è inclusa dal minuto zero nel progetto dell'Istroveneto, e per dirvi la verità minanca mi sarebbe difficile immaginarmi un'edizione del festival senza la nostra Mariana. Mariana, veramente grazie del cuore. Anche a noi. È impossibile. E dopo ancora due robette volaria a dire che mi sembra molto molto importanti. Uno è che siamo riusciti a portare il Festival della Canzone Dimmela Cantando a Venezia, grazie sicuramente al rapporto non solo politico ma di amicizia con la Regione del Veneto, e per questo chiaramente un grandissimo apporto che ha avuto il Presidente Roberto Ciambetti. Signor Ciambetti, Presidente, la ringrazio per questo. E caro Roberto, devo anche ringraziarti per averne dato questo privilegio e onore, e anche è stato un grandissimo orgoglio proprio per noi de Buie di aver avuto la possibilità di aprire il Festival dell'Istroveneto il 24 del mese scorso nel Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto. E in quel momento ho sentito delle parole verso l'Istria e verso Buie da parte del Presidente che le mi ha toccato proprio dentro nel cuore, nell'anima. E grazie, grazie veramente Roberto per tutte le belle parole che ti ha detto. E l'ultima. Allora, il Festival dell'Istroveneto, sicuramente, con i suoi programmi, le sue attività, è il cammina fra 3 stati, questo sappiamo. Ma quella che è la roba più importante di dirsi è che il Festival dell'Istroveneto porta le sue attività su un unico territorio culturale, dove che i confini statali svanissi. E questa è la roba molto molto importante di questo progetto, di questo Festival dell'Istroveneto. Ecco, grazie a tutti. Grazie. Grazie signor Sindaco. E adesso invitiamo la vicepresidente della Regione Istriana, Jessica Acquavita, a raggiungerne. Può applaudirla. Buonasera. Mi sono sempre emozionata quando vengo qua, perché il mio palco era quel delle filodrammatiche, non quel del Dimmela Cantando, quindi sempre un'emozione. Signore e signori, caro pubblico, cari buiesi e non solo, buonasera a tutti. Voi appunti. Numero uno, vi saluto a nome del Presidente della Regione Istriana, Boris Miletic, che è qua con noi, che ringraziamo. Ma quando gli ha sentito tutti che parla in dialetto, gli ha detto vatti.
che così ti parli in dialetto. Lui quest'altro anno lo faremo suonare, perché sei bravo de suonare, de cantare. Numero due, che bel che se vederse, vederve de nuovo in giugno in tanti in teatro come d'abitudine e senza musariole. Sì, finalmente. E numero tre, il nostro festival sta crescendo, ormai va verso la pubertà, 11 anni andiamo verso la pubertà, questo vuol dire che gli anni passa, ma che il festival resta e che noi che volemo ben e lo avevamo dimostrato. Giusto nove mesi fa lo ha detto tutti, ieri mo qua e ne ha dato ufficialmente la notizia che l'Istroveneto si sta inserito nel registro dei beni materiali della Repubblica de Croazia, è stato un grande riconoscimento, non solo per il festival, non solo per quei che lo organizza, ma per tutti noi, per tutti voi che l'Istroveneto lo parlè, che lo parlè a casa, che lo parlè in famiglia, che lo parlè per le strade, che lo parlè con gli amici, che lo parlè con i fioi. E il festival ne ha imparato anche questo in questi anni, ne ha imparato a voler ben al nostro dialetto, alla nostra lingua, a parlarla e a cantarla. E il nostro dialetto è una lingua, l'ho detto spesso, è la lingua del cuore, l'istroveneto, è una lingua scetta, non la ga fronzoli, non la ga grizzoli, un poco come che siamo noi istriani, anche noi siamo gente scetta, senza fronzoli, senza grizzoli, però quando credemo in una roba non molemo, andiamo fino in fondo, e al festival che avevamo creduto, che ha creduto per prima Marianna Jelicic Buic con l'Unione Italiana, che ha creduto, non lo ga nominare nessuno, lo nomino mi, Vladimir Torbica, assessore della regione istriana. E dopo che avevamo creduto tutti quei che sono qua, in prima fila, in seconda fila, in terza fila, fino all'ultima fila, quei che sono fuori, tutti quanti noi che avevamo creduto, per questo oggi siamo qua, siamo arrivati fin qua e dobbiamo andare avanti. E allora evviva, è il festival più bel del mondo e, perdonami la citazione, viva noi e viva voi che avevamo fatto e che facciamo in modo che questo resti e sia avanti il festival più bel del mondo. Grazie. 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 Partner importantissimo, lo ha detto tutti, persona che ne vuol ben, oltre che autorità, Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio della Regione del Veneto. Sera. Tanta roba stasera, la bubola. Mamma tutto mia. Finto. Però. No, ma insomma, è vero. No, grazie, grazie come sempre dell'invito, e è sempre un piacere tornare a sta manifestazione. 10 edizioni, se è anche giusto fare un bilancio delle 10 edizioni, non è una roba scontata fare 10 edizioni in crescendo come il Festival dell'Istroveneto. Se un smissiotto di robe che fa funzionare sta manifestazione. Il pubblico che crede, che piace, i media che osegue, televisione, radio, giornali, chi che lo fa, chi che lavora per mesi, Marianna Jelicic Buic in primis, ma tutto quanto lo staff, Daniele, Bubola, tutti quanti. Gli artisti che mi par se diverta, sinceramente sì. Vedo, e l'ho visto anche a Venezia la settimana scorsa, gli artisti se diverte a confrontarsi, a cantare, a stare insieme durante questa manifestazione. Quindi secondo me è appunto un insieme di robe che fa funzionare bene questa manifestazione. Resta bene, l'ho detto in tanti, partire il 24 maggio dalla sede del Consiglio regionale con la mostra di Turcinovic e Dragojevic che si fora qua nell'atrio. Nel palazzo della Regione Veneto passa tante persone, centinaia di persone ogni giorno, e tanti si raffermano a guardare, a capire, a lesare le poesie in buiese, a vedere fotografie appunto particolari de buie. C'è stato un bel modo di unire musica, canzone con comunque altre forme d'arte, e lo dico sempre, la produzione artistica che fa l'Unione Italiana, le comunità italiane ha sempre livelli altissimi, quindi veramente complimenti a tutti quei che si applica e lavora.
Il festival sicuramente ha contribuito a far iscrivere l'Istro Veneto come patrimonio immateriale e se sta sicuramente un gran lavoro, l'apice di un lavoro che viene fatto da chi fa ricerca, fa studi, scrive. Per fortuna l'Istro Veneto è una lingua viva, lo abbiamo visto un pomeriggio premiando i Tosi de Escoe che ha fatto lavori in serie e che li fa ogni anno. Quindi viva l'Istro Veneto, viva il festival dell'Istro Veneto, 10 edizioni, ma speriamo di averne tante ancora davanti. La Regione Veneto, che se e che sarà. Grazie. 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 All'inizio avevamo detto che non salutiamo nessun per nome e per cognome, che abbiamo visto che è arrivato anche Felice Gisa, deputato italiano al Parlamento sloveno, con noi questa sera. Buonasera. E? Buonasera. E mi voglio fare un saluto particolare. Posso? Mi disete sì, ma non sapevo chi voleva salutare. C'è con noi questa sera una leggenda olimpica. Signore e signori, abbiamo con noi Abdon Pamić. Grazie. Olimpico fiuman, 40 volte campione italiano, figura indimenticabile dello sport che guarda l'Istro Veneto con noi. Grazie di essere qua, mi non so cosa dirge. Che bello. Che bello. Ricamiamo la benzo il palco, sta per ricominciare la gara. E sei pronti? Non che credo. E finché si sistema, no, pronti, appena li devi prontarsi. Sì, ecco. Qua. Finché si sistema, ringraziamo del cuore anche, se sta sadito, ma insomma i mass media che ne segui in queste tre sere del festival, radio, TV, giornali. Naturalmente ringraziamo anche i social che ne dà la possibilità di raggiungere anche chi che sei, insomma, Istro Veneti che sei lontano, che non sei qua. Tacai de noi. Per la parte tecnica di stasera e di tutte le tre sere del festival, grazie al studio Triban e a tutta la squadra. Grazie, Fioi. E grazie anche a Federico Guidotto e Marina Crucici dei servizi amministrativi dell'Unione Italiana che segue tutte le attività organizzative del festival, al nostro Marco Vostan che ogni anno ciappa un treno da Milan per arrivare qua solo per il festival, quindi veramente grazie. Grazie Marco, grazie. Che sei anche la nostra mente informatica che dopo mette insieme tutti i voti delle schedine voti, e capiremo chi che avrà vinto. Un grazie al Salon Parfumeria L'Unica de Buie per averne fatto così bei e truccà, mi non sono così, sembro Nefertiti. Grazie mille a Ingrid Reutz per il bellissimo vestito, l'anno prossimo però venirò in tutta la ginnastica, in scarpe di ginnastica. Così non avrò paura di rovinarlo. Sì, se tutti terrorizzai da Drio. Grazie de cuore a Lovor Caluccani, ceramista buiese, che ha fatto i premi, li potete vedere là sul tavolo, che riconsegneremo dopo per il festival. E un grazie anche a Vino Prelas. Ormai tutto in buiese. Prelas, noi. Che ha offerto gli omaggi ai cantanti, insomma, col suo refosco in queste borse, in realtà, è una bottiglia del Fosco, cioè non so se avete capito. E il nega ha fatto un favore, demo. E il nega l'ha stata car sull'etichetta con scritto Festival dell'Istro Veneto. Grazie anche a Rino Prelas, ribattezza oggi. Però continuiamo con la gara. Eh sì, se sei pronto, ma guarda che bello. Ma Lori, madre perfetto. Mia, gavergene di più così come Lori. Eh? Allora, la canzone che ascolteremo è come un western all'istriana praticamente. Se il nostro eroe è pronto per una guerra, quella della vita, pronto, informato, preparato, è il galetto Sun Tzu e se è determinato, pronto ad andare a boboli col scioppo. Ecco, sarà il momento, dovrò prontarmi. Noi se sveglieremo coi giornali, ne darà l'allarme. Ed è coraggio, me basta e avanza. Migo Che Guevara, tatuato sulla panza. Parole e musica di Marco Radolovic, arrangiamento di Mauro Giorgi e Marco Radolovic. A boboli col scioppo, canta Marco Radolovic. Eccolo, sera. Blu. Super vederlo. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, sette e briscola per la mia combricola. Se vado fuori de pista non stemme a far quell'intervista. Su dame un carico che de punti me carico, ma se becco un lisso ti sa che non ti passi lisso. Sparagni me i sogni e tutte ste sacole, ligo sera di tutti,
e persi in troppe scatole. Come son sconto in un caval de legno, sburti me che vado o tiri me che vegno. Arlo che bel mulo, arlo malse coccolo, leggeve tutto sulla voce del bobolo. Ma mi sasso tutto e mi parto dopo, forte e deciso, a boboli col sopo. Ecco sarà il momento, dovrò prontarmi. Noi se svegliaremo, coi giornai ne darà l'allarme. Ed è coraggio, me basta avanza, mi gocce Guevara tatuato sulla panza. Sun susaletto, non c'è mica un gioco, c'ho sti forminanti in pizzi me sto fuoco. Nel fuoco l'erfulisine e in gola un groppo, armemo se partimo a boboli col sopo. Se sentimo più sicuri, e rotterà il capo, e rotterà i vulcani, e un bel giorno vegnerà sto domani. Noi non se la semo, semo mica matti, e se non go più sangue, me gasmodato i mussati. Arlo sto mussato. Quasi quasi lo copo, oh bella ciao mi vado, a boboli col sopo. Oh bella ciao mi vado, a boboli col sopo. 3-7 punti! Marco Radonovic, omaggio! Ecco un omaggio anche per te, grazie. Bravo. Voi che sei qua, ve vediamo, ma quei che sei fuori, ne senti? Mole un urlo, mole un urlo se ne senti. Isè. Sì, sì. Ciao quei de fuori, ciao, in non, non so chi che ne inquadra, ma ciao, ciao. Ciao, quei in atrio, non si vede, ne inquadra là. E cogliamo, ingrumemo l'occasione. Se è difficile in dialetto, se vede, non è facile. Per ringraziare anche per Perinici Sistemi che ha messo fuori lo schermo e il video wall che in dialetto si dice schermo, video television. Wall, quel che avevamo, ecco. Non avevamo altro. E adesso, possiamo andare avanti con la musica, arriva una canzone de amor, de quei amori che pari impossibili, quei cercai tutta la vita, perduto il mondo, anche più in là dal mondo in questo caso, perché il protagonista è un alieno. Un alieno. Un alieno, sì, un alieno. E il suo amor lo cerca in giro per le galassie. A baine telescopio sempre pronto, e il vardava del suo mondo le galassie della Zo. Casa umile vicina Alfa Centauri, un alien di nome Mauri alla ricerca del suo amor. Lo troverà? Non si sa. Bisogna ascoltare la canzone fino in fondo. Parole, musica e arrangiamento di Massimiliano Cernecca. Mauri, canta Massimiliano Cernecca. Un metro e cinque, tutto verde coi baffoni, sulla testa due antennoni, calvo drio ma franza blu, corpo a pero, gambe corte, ci sinceri, e scondeva i suoi pensieri di un sorriso, uno in più. A Bain e telescopio sempre pronto, e il guardava del suo mondo, le galassie della zona. Casa umile, vicina Alfa Centauri, un alien di nome Mauri, alla ricerca del suo amore. La mano
sinistra a correre sulla scrivania per dedicargli una poesia, in te la destra il canocial. Passa gli anni ma non sei mai tempo perso, da misar quell'universo se il Gaela de trovar. Ogni notte lui sognava quella porta tutta rossa un po' coperta, e lui che suona il campanello. Mauri giusta la cravatta un po' nervoso e la dolce disirivo, lui pronto col vestito bello. Te trovarò, ti go sognata, ti esisti e mi sei. Te trovarò, ma quante stelle che gasto universo, tra tutte queste ti in quale attesso. Ma fossi l'ultima roba, te giuro, amor mio sicuro, me battizza il cuore. Ma appena te trovo mi sì, te vengo giù. Passa gli anni però Mauri non molava, un giorno lui della carega, ancora un po' quel se casca. Col canocial punta per caso verso Sirio, se avverava il desiderio, son sicuro la sei là. Corri a Cior, la sua astronave scantinata, entra il garage impolverata, pozza sul sedile un fior. Per l'amor non sei distanze troppo grandi, per l'amor non sei mai tardi, e Mauri impizza quel motor. Tego sognata, ti esisti e mi sei, te trovarò. Voglio contarte de dove son nato, ridendo di ogni momento più bel. Col cuor che dentro non arriva a star fermo, gli anei di Saturno te porto a fede. Ma te prometto che mi te troverò. E ti ha visto oramai se così, non preoccuparti amor mio, perché stago venendo di ti. Come in tel sogno il varda adesso quella porta tutta rossa un po' coperta, il campanel e il gassonà. Mauri giusta la cravatta un po' nervoso e la dolce disirivo, lui fra poco che dirà, mi tego trova. Grazie. Grazie Necca. Ecco qua, anche a partire. Grazie Max. Posso farvi una domanda? In che anno siamo? Non è difficile. 2020. Do. Che anno? 2022. Ecco. Ok. Le donne se Barbie? No. Go cavale scarpe. Le faceva troppo male. Non la poteva più. Non confermo. Me interessa. Noi che avevamo ad essere brave, sveie, autonome, intelligenti, grasse, magre, come che siamo, che avevamo ad essere noi stesse, che avevamo ad essere felici. Adesso posso anche andare a giocare a calcetto. Ecco. Oh, un applauso. Verissimo, non verissimo. Che leggio peso o meglio coi tacchi, credeme. Sempre rischio di rovinare il vestito. Sì, qua, va bene. Però quel, ecco. Andiamo avanti con la gara. Ah, oh, ve immaginate cosa vuol dire per vero, viver de palco, de musica, calcare le scene della Costa Azzurra, della Svizzera, far notolada, ma far notolada con chi? Con quel che canta con voi, che si chiama Charles Aznavour, e tutto questo in quei favolosi anni 60. Che noi, se potremmo solo che sognare, se solo che sognare. Ah? Noi sì, se potremmo solo sognare, ma il prossimo cantante, che insomma, come dire, oltre a tutto sto sacrificio, eccetera, eccetera, non sei tutto rose e fiori, come no. Che par de fora. Ecco. De fora, perché de dentro, chilometri, corse, curve, tornanti, per essere in tempo e starla davanti. Rivalsa un viaggio tutto in salita. E servi coraggio, non basta una vita. Non è facile, no? No. Parole e musica di Andrea Bussani, arrangiamento da Edia Coavita. E ve canto l'amor. Canta Sergio Preden Gatto. Grazie. Ciao buie.
La bubola che ha detto tutto. Dove prontare le mani? E il ritmo c'è questo. Provè. Bravi! Chilometri corse e curve tornanti per essere in tempo e starla davanti. Rivarsi un viaggio tutti in salita e servi coraggio, non basta la vita. La giacca di Carlo mi porta fortuna e quando che canto mi guarda la luna. E vado davanti senza battipie e penso che oggi le bionde se mie. Tutta la vita a cantar qua del sora. Quel che vien fuori, se solo che cuor, stasera mi canto, e mi canto l'amore. Yeah! Forte sulle mani, l'amore c'è tutto. Canto non posso far finta di niente, di studi i pensieri e sero la mente. Cantando ho vinto premi e scommesse, e brindisi beati e fate commesse. Brindisi calici e brindisi pesanti, mai fatto bugiaro con voi qua davanti. E un attimo infine la sera si scura, sta sente le voci se la la paura. Sulle, tutta la vita. Quadestora, e cantasti avanti, cantasti sempre, cantasti ancora, e quel che vien fuori, c'è solo che cuor, stasera mi canto, e mi canto l'amore, tutta la vita, a cantar quadestora. Stasera mi canto e mi canto l'amore. Stasera mi canto e mi canto l'amore. Grazie, bravi ragazzi, corretto. Sergio, gatto! Gatto! Ecco, 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 è anche per te. Meno mai. Sapevo. Zelù. Zelù, ze gatto. Ah, a volte in te l'amor, le robe non va sai ben. Eh no, capita, se la vita, giusto? La vita. Sì, ma se sta mal comunque quando, che insomma, l'amor sì. Non si è corrisposto come che volessimo proprio, ecco. Se guardiamo in te oci e se vediamo infelici. Mi sono stanca di dirti che mi sento in disparte. Volaria sentirmi per te più importante. Perché per me ti sono importante. E il tempo, potessi risolvere sta faccenda? No, secondo me spetta musca e l'erba cresci. E il tempo, disi la prossima canzone, non c'entra mai. No, perché dovremmo cioparsi le nostre responsabilità e se cavoli nostri. Parole e musica de Sara Salvi, arrangiamento de Mauro Giorgi. Importante, canta Sara Salvi. Sera. Buonasera. Lontani, tra baruffe e segni grandi, sul cuor lassati. Se sai che non passa mai, e questo so, non lo capisci nessun, solo me e la luna lassù.
Se guardiamo negli occhi e se vediamo i felici, mi sono stanca di dirti che mi sento in disparte. Voleria sentirmi per te più importante, perché per me ti so importante. Se ti dovessi lasciar tutto per farlo più contento e per averlo in fianco, se tutto sbagliato mi non voglio in cambio niente, ma non sei mai abbastanza. E il mio disilo è sempre, ma è, non se rendi mai conto che quando lo guardo vedo il mio mondo. Hey, non se rendi mai conto che quando lo guardo vedo. Volte ti gadito e il tempo non c'entra mai, mi son qualche specchio che porti via sta piova e che fai nascere nel nostro orto una rosa. Sentite qua, guardiamo un film, stressi in me per fammi sentire importante. Sentite qua, guardiamo un film, stressi in me per mai, fammi sentire importante. Non se rendi mai conto che quando lo guardo vedo, vedo il mio mondo. Non se rendi mai conto che quando lo guardo vedo il mio mondo. Grazie. Sara! È il logo so pigato la seconda volta. È successo volta. Quel che non doveva brava, succedere. Sara, Sara. Brava Sara. Noi a Buoni diciamo lui. Qua. Noi diciamo lui o lu, no? E a Rovigno dici el. Che sei bellissimo. Sei bel, el. Perché no? Tutta intera? Sì. Ma per adesso boh. Sì, okay. Insomma. I piesa se andai. Al tema della prossima canzone che teniamo veramente tanto, 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 perché c'è una piaga della società, soprattutto per i muleti, le mulette, i tosi, le tose, putei, putele, insomma, come che vogliamo chiamarli. Una vita va sempre rispettata, bianca, nera o tutta colorata. E il bullismo va combattuto, e anche per Marco, il protagonista della canzone, la speranza è che... In sto mondo colorà, questo scuro passerà, la tua luce sarà libera. In sto mondo colorà, nessun devi mai cambiare il color della tua anima. Parole di Stefano Hering, musica e arrangiamento di Maurizio Di Capua, al violoncello Fabio Juric. Marco a colori, canta Stefano Hering. Buonasera. Ecco Marco si sveglia dalle sette in su, un fil di luce di verdi questi occhi blu, e gadendar de lori, non che ne vuol più, chi se ne frega e se farà trovare. Ogni giorno se vesti come che vuol lui, con quei cavei celesti che te fa pensare, pensare ai segni dei colpi sulla pelle sua, colpi che lui nega di sopportare. In sto mondo colora, questo scuro passerà, la tua luce sarà libera. In sto mondo colora,
questo Marco Gaffuri al scola il gadandar, più vicino che gli arriva più paura il gar, quei mulloni sul muro e lo squadra mal, chi se ne frega lui se fa trovare, con la bomba in tuo cuore e col suo sguardo in zoo, quello c'ha da inanene non lo premerà, lui va dritto lo stesso oggi passerà, ma dentro solo il nulla vuole andare. Anche a scuola i colori Marco vuol portare, e torna su quel muro in dolonga pesta, e c'ha a scuola i muli andiamo insieme dai, che la speranza non la muore mai. Questo mondo colora, questo oscuro passerà, la tua luce sarà libera. Questo mondo colora, nessun devi mai cambiare, è il color della tua anima. E anche se noi vuoi capire, con il tempo e capirà, sta sicuro e tutto cambierà. Lori arriva e Marco scampa in bagno, tutto stretto il canton come un piccio ragno, e tremando col caldo in quel momento, il suo cuore batte forte ma non si dà per vinto. Col coraggio va avanti, avanti tra dolori, come Van Gogh e la sua tavola dei colori. Una vita va sempre rispettata, bianca, nera, tutta colorata. Cambierà, cambierà, cambierà. Grazie. Grazie. Fabio Juric, grazie. Stefano Kering e Fabio Juric. Juric. Piccolo omaggio. Grazie. Bravi. Grazie. Tredicesima canzone, penultima. Eh sì, è ancora amor. Amor. L'amor sa essere bel, l'amor... sa essere però anche abusiaro, sa? So. A tite che mai conta frottole in amore. Mare mia. A tite che mai conta frottole. Mare mia. Le persone quando che non ama più, quando che le si mette in dei casini, quando magari le incontra un altro amore, non le sei capace di dir basta. No, le va avanti, le tira per le longhe, per le calende greche, non si capisci perché. Perché non sei bel né per uno né per l'altro. E quelle lacrime che ti canegà, dimmi ti, cosa oggi le te fa? In te le valigie più non le te sta, per ti vergogna, non se pietà. Se l'ingordizia non se può fermar, basta una grampa de verità. Cosa significa per ti sentir? Ma. Parole d'Antonietta Bencic-Petersol, musica de Sonia, arrangiamento de Emir Grozdanic. Verità. Canta Sonia. Sera. Buonasera. Pronti? Cantar.
grazie, grazie. Ecco qua, grazie. Ultima canzone. Ancora amor. No, stavolta no, stavolta no. È il nostro cantante che ha problemi, sai, più grossi. Sì. Beh, no. Perché se la prossima canzone dovessi vincere il festival, bisognassi cambiare titolo. Perché? Perché non sarei più valevole. Perché? Non ho mai vinto un festival, così si chiama la canzone, quindi se la vinci. Se sai, importante per lui vincere, perché sto festival, se quel che un dì parparsi fal, se stato il santo graal. Ma qualche lingua biforcuta dirà sicuro, ma ascolta questo, ma cosa non se vergogna che ruffian. Se fossi in lui mi nascondessi drio il muro, della vergogna andaria in zenocio fino a Strugnan. E cosa succede se non il vinci? Ah, secondo lui deduto, asteroidi che casca sulle case, maledizioni. Ecco. Parole e musica di Flavio Furian, arrangiamento di Massimiliano Cernecca. Non ho mai vinto un festival. Canta Flavio Furian. Ho avuto tante soddisfazioni. Questo sei te, fin qua sul serio me s'andà abbastanza bene. Che faccio un bel lavoro sicuro, non sei un mistero. Son circondato d'affetto e devo dire che col cuor pieno. Ma se una roba ancora che la notte mi tormenta, me sveglio slavazza perché me sogno e stago male. E se una sofferenza col cervello che me fomenta, disendomi tandul vergognite, poco te vale. Te sa perché me disi lui, si so perché rispondomi, che se è sta roba che me urta, che dentro il stomaco me sburta, che andassi viver tutto solo in una iurta. Perché? Non ho mai vinto un festival, non ho mai vinto un festival, però adesso mi son qua e tutta la giuria lo sa. Non ho mai vinto un festival, non ho mai vinto un festival, e stago tanto tanto mal, vardeme quanto stago mal, perché per me sto festival, se quel che un dì per parsi fal, se stato il santo graal. Ma qualche lingua biforcuta dirà sicuro, ma ascolta questo, non se vergogna che ruffian. Se fossi lui me nascondessi drio del muro, della vergogna inderia in zenocio fino a Strugnan. Ma mica rispondo senza levor giurato caro, che mi potessi portar male o portar sai bene. Se mi non vinzo non scommettessi sul tuo futuro, se invece vinzo le robe belle e sarà pien. Perché non ho mai vinto un festival, non ho mai vinto un festival, però adesso mi son qua e tutta la giuria lo sa. Non ho mai vinto un festival, non ho mai vinto un festival, e stago tanto tanto mal, guardeme quanto stago mal, perché per me sto festival, se quel che un dì per farsi fa, se stato un santo graal, e stago tanto mal. E allora, per il vostro ben, sperando non che sia una svista, per le disgrazie che può succedere, ho preparato sta lunga lista. Se mi non vinzo il festival, cosa succederà? So del ciel vegnerà asteroidi che casa vostra demolirà, in tel cul vegnerà emorroidi che per la vita mi infiammerà. Scoprire la vero fio in nendini noi sonà, che invece avverà la vostra eredità. Se la notte ve sveglierà, tutti i spigoli sciaffere, ve se sfoderà volente sulla faccia tutto il caffè. Troverè nel conto in banca una scicca col botton, e in regalerà già vado la pensione. E anche se ve sarei la vai, continuerà a spuzzarvi sky, passeggiando come mone, sciapere a testa di pai. Se spaccherà la mina tutte le matite, e anche se vabbè, ve venierà l'orchite. Perché non ho mai vinto un festival, non ho mai vinto un festival, però adesso mi son qua e tutta la giuria lo sa. Perché per me sto festival, se quel che un dì per farsi fa, se stato santo graal, e stago tanto mai, perché non ho mai vinto un festival. Grazie. Flavio Furian, omaggio. Flavio, ecco un omaggio anche per te. Oh, queste? E queste?
Iera le 14 canzon in gara. E adesso? E adesso invitiamo la giuria internazionale di esperti a ritirarsi, perché insomma adesso si cade a lavorare veramente. E mi raccomando, deve essere obiettivi, seri, e se servi far baruffa, fe baruffa, perché la baruffa fa bene. Eccoli che sta andando fuori, fega un applauso per favore. Stare in giuria è un lavoro ingrato, tremendamente ingrato. Bravi. Mare mia, e che voi, applauso. Ma... E voi, caro pubblico, cosa cade a fare adesso? Sei pronti voi? Perché adesso anche schedine. Voi. Perfetto, vedo alcune, 3 schedine su 400. Sì, vabbè. Speriamo che... Mostrelli le schedine, vediamo se le cave tutti. Oh, bene, bene, bene. Non sai riciclarle, anche la carta costa, sapevo, ma usale qua, per favore. E i fotografi, anche voi pronti, perché fra poco avremo per l'unica volta tutti i cantanti sul palco, va bene? Adesso riscolteremo i ritornei. Voi votate col vostro segnetto, busetto, sua schedina, quel che volete. Dopo passerà i fiori a Ciari Foglietti. E li metterà in una scatola e dopo li conterà, e conterà tutti i voti e dopo saveremo, insomma... Ah, bisogna ricordare anche una cosa. Una sì, roba che i voti importante. Di stasera i viene messi insieme di quei depirande Venezia e del voto online. Per essere equi come funziona? 50% voto online, 50% voti delle tre serate. Mi pare che non ti ascolta nessuno. Non mi ascolta nessuno. Adesso, e allora fermo partire i ritornei, se non mi ascolta mi andiamo avanti. No, ma sei giusto perché sta votando. Lari, ti sono pronto? Cominciamo. Vlado, File Filci, c'è Luciano Verban, Samba per me. Eccoli qua. Maria Musti, de necessità, virtù. Fischio de ocio, fischio de un treno che rusi. Nasce che i tedesi che va tutto quanto bene. Nasce che i tedesi come tise il mondo pien. De necessità, virtù. Va avanti e non pensare. Ti so, come ti stavi. Ti sono andata via. Neanche un ciao, ti so lontano, speremo bene. E nessuno si ricorda mai che servi le feste, quanto giusto che se cantare e non farlo piano. La canzone che te fa tornare, con la testa la compagnia, la chitarra che fa casino. Sfera la porta, spassa sti scuri, che noi stasera sera faremo un giro per rock, il rock. Perché cavemo i boschi e sto sulla pelle, i monti ancora coperti de verde neve e l'aria. Smentigo parole e rime. So qualche accordo, ma non sono pratico. Ed è coraggio, me basta avanza. Mi gocce Guevara, tatuato sulla panza. Su un susaletto, non c'è mica. Corri a Cior, la sua astronave scantinata. In te garage impolverata, pozza sul sedile un fior. Per l'amor non se distanze troppo grandi, per l'amor non se mai tardi. E Mauri in pizza canta la vita, a canta qua nessora. E cantasti vanti, cantasti sempre, cantasti allora. E quel che vi infora, se sono... Non se rendi mai conto che quando lo guardo vedo. Questo mondo colora, nessun devi mai cambiare, è il colore della tua anima. E anche se noi vuol capire, in tale valigia più non le sta, per ti vergogna non se pietà, se l'ingordizia non se vuol fermare, basta una grappa de verità.
mai vinto un festival, non ho mai vinto un festival, però adesso mi son qua e tutta la giuria lo sa. Non ho mai vinto un festival, non ho mai vinto un festival, e stago tanto tanto mal, vardeme quanto stago mal, perché per me sto festival. Noi ci spostiamo anche un poco perché... Noi più che qua, ecco. Siamo Soma, non podemo. Bravi! Bravi! Mi raccomando, svelti come i boboli del Radolovic, mi raccomando. 3 ore e mezza per fare 1,40 m, a meno che credo. Va bene. Bon, adesso cominciamo a contare qualcosa e fra un quarto d'ora... Scusi, i cioccolò anche, no? Con calma, vi portiamo qualcosa da bevere? Va bene, musti, va bene, ok, non so cosa anche fare. Perché adesso voi non stai a guardare cosa che succederà qua, ma la se li perdere adesso, per ecco, vero, adesso la se li perdere. Vardene noi, anche se, Vardella Ela, ecco, fai così, no, Vardella Ela e basta. Adesso... Finché conta le schede, che abbiamo... Ospiti, sì. Ospiti, se no cosa femmo? Una partita di briscole 3-7, cosa ve femmo? Ve contiamo la storia del Mus de Hobby. La save tutti, siamo a buie. Grazie Dante, che fai un applauso a Dante, i ragazzi di Riole Quinte. Grazie Fioi. Che domandiamo? Sì, dai. Cosa o chi volessi vedere adesso? Gavelletto letto sui manifesti. Sui manifesti, saveivo, scriveva ospiti i papu. Bom, adesso fai finta che non save e vediamo. Chi sarà i ospiti? Mamma mia, indovinè. I? Papu! Ah, dai, più quando faccio così. I? Bravi! I papu, Isè. I riva. Noi veloci, Daniele, non potremmo andare anche noi lenti. Buonasera. Noi Isè. Salve. Sera, adesso arrivo. Arrivo subito, momento. Eccolo. È tutto un casino oggi, è tutto un cazzo di casino oggi. Aspetti, arrivo subito, momento che oggi... Volevo solo chiedere una roba. Ha rosegato anche un tocco del carta. Ecco, no, volevo allora, solo sapere se erano nel arrivo, posto... Arrivo, nel momento. Ogni volta che dice arrivo, parte, scusi, se arrivo, se parto, sì. Ecco, mi dica. No, volevo solo sapere se ero nel posto giusto perché... Ufficio per l'impiego. Ah, benissimo. È giusto. Perché stamattina... Tanti strumenti oggi. Ho sbagliato coda, dovevo ritirare gli esami del sangue, sono finito in un'altra coda, dopo ho capito che coda era. C'era un sacco di gente che erano tutti là che... E quando poi l'infermiera mi ha detto fa anche lei, era la coda dell'uroflussometria. Ah, è un'altra roba, non è roba nostra. Allora. Ha fatto anche bella figura perché dopo uno quando... Sì, l'ho fatta bene, ecco, sì. Perché quando vai lì che la devi fare, si intrinca tutto. Se agiti tanto, abbiamo fa peso. No, io adesso ho già fatto. Faccia la missione, io l'ho fatta, ho fatto questa missione. Non ha l'Europass, lei? No. L'Europass? No. Cioè io, a me due tornanti mi viene su tutto, il pass, faccio l'Europass giro. È il curriculum delle competenze. Curriculum che non va a elencare tutti i lavori che l'ha fatto, benissimo, ma benissimo, elenca le competenze che lei l'ha fatto. Certo. Le mostro subito, guardi qua. È che non... E la ha il computer, no, casa? Dove la vive? Le ha un computer. No, lei la va su europass.eu, la mette tutti i suoi dati, tutte le sue l'anagrafica. Dopo che lavoro l'ha fatto lei? Per esempio. Sì, ho fatto 20 anni in Sardegna. Un premura adesso, dopo che i cantati. Cosa che ha fatto? 20 anni in Sardegna. Ecco, allora con l'Europass lei non la gada a scrivere 20 anni di Sardegna, ma la gada a scrivere le competenze che la ha acquisito in questi 20 anni. Cosa faceva in Sardegna? Con parole sue, veloce anche perché... Facevo su le acciughe. Facevo su le acciughe. Ecco, quali competenze l'ha acquisito? Le competenze del far su le acciughe. Sì, lei cosa faceva tecnicamente? Facevo su le acciughe.
Sì. Allora, bisogna dirlo in un altro modo. Sull'Europass bisogna usare altre parole. Facevo solo le alici. No, no, bisogna descrivere le skills. Le skills. Bravo, che se ti vanno qua, quando tu mangi, che ti vanno le skills di traverso qua, meglio andare in ospedale subito, no. Perché dopo rimangono qua, tra l'altro sono difficili da trovarne le acciughe, sono finite. Le skills, cioè le competenze, talenti, lei cosa faceva? Sapeva l'acciuga e dopo? E la facevo su. Sì. Allora, noi mettiamo, allora non bisogna scrivere, no. Facevo su le acciughe, se no. È brutto anche da scrivere, non si sa come, cioè, non sei, sì. Allora, però era quello che facevo. Manipolazione, bravo. Fine ed accurata, benissimo. Di semilavorato, bravo, accurata. Mitico. Bravissimo. Cioè, accurata, sì, accurata, cioè, perché la faceva, la su bene. La facevo su intorno al capero. Ah, col capero? Col capero, sì. Faccio su le acciughe a caso, no, no? Era intorno al capero. Col capero è tutta un'altra roba, però, Sì, attenzione. Cioè, faceva su l'acciuga e dopo metteva dentro il capero. No, qua ci sono due scuole di pensiero. Allora, ci sono quelli che fanno su l'acciuga, come ha detto lei, aspetta. Poi devono prendere il diametro giusto del capero per rimpienire il buso. Io prendevo un capero a caso e facevo su l'acciuga a drio man, ecco, come... Drio di mano, allora, saltando il tempo allora, della scelta del diametro. Allora potevamo scrivere così, manipolazione, sì. Manipolazione. Coordinata, ah, conseguenziale, bravo. E coordinativa. Come si dice? No? Sì. Coordinata, continuativa. Continuativa, e conseguenziale, dalla mattina alle 8. Fine e sì. Accurata. Di, sì. Di un semilavorato misto, sia ittico che vegetale. Eccolo là, benissimo. Quasi due righe del curriculum. Incredibile, veramente. Non pensavo. Ho fatto quasi due righe del curriculum. Non pensavo di riuscire. La vede come con l'Europass noi potremmo far aria. No, far aria, potremmo. Far emergere i talenti, no? Bravo. La faceva lei? Cosa la faceva lei prima della Sardegna? Ah, prima? Prima di lavorare in Sardegna buttavo i pistacchi nella mortadella. Vabbè, sempre nell'alimentare ha lavorato. Sì, sì, però da carne sono passato a pesce. Sì, vabbè, carne e pesce. Ma se... Allora, qua potremmo scrivere, sì. Che so, competenze mirate alla distribuzione. No, non mi scriva di... mirate. Ho fatto così, no mirate, vuol dire che non vedo. No, non mi scriva mirate e mi rovina il curriculum. Io i pistacchi li butti a caso nella mortadella, non si sa dove vanno. Quando tu tagli la fetta della mortadella, possono essere ingrumati tutti in un posto, possono essere sparpagliati, spanigiati di qua e di là. Ma no, non si sa, mirate, non scriva mirati che sennò va. Mirate nel senso di rivolte. Cioè competenze rivolte alla random. Ecco, allora scriva rivolte. Scriva random. Allora cancelliamo tutto. Random. Competenze randomizzate alla distribuzione. Bravo, di bravo. Semi, mettiamo semi, no? Bocciuoli, fiorescenze. Pistacchi. Proviamo a usare parole che farsi presa sul pubblico. No, preso bocciuoli, non so. Metto bocciuoli. Bocciuoli. Sì. Dalle specifiche peculiarità organolettiche all'interno di un insaccato IGP. Anzi, no, scriviamo indicazione per esteso, facciamo più un grumo, fa più grumo, no? Sì, indicazione sì. Geografica protetta. Ma è bellissimo. Quattro righe del curriculum. Ma roba da mano, io ho mai visto una roba. Pensavo di fare un lavoro di merda, invece vedi che... Tante volte uno, e l'avevo cambiato per quello, invece... L'Europass serve a questo, no? Sì. A mettere in evidenza, la guardi, bravo, qua, bravo, la guardi bravo. Qua, la guardi qua, Giovannotto. Capacità e competenze personali. Personali. Allora, qua sì. Noi andiamo a indagare le sue competenze extra percorso scolastico. Benissimo. La scuola la te dà l'infarinamento. Ecco, no? Mi viene da dire. Però dopo la vita vera si fora. Cosa la faceva lei fuori dalla scuola? Fuori da scuola, cosa la faceva? Sinceramente, cioè, dobbiamo cercare i talenti qua. Compravo l'hashish. No! Sì, sì, compravo l'hashish. No! Sì, no tutti i giorni, ma un giorno ma sì, no. Un giorno no. Sì. Ma non è la competenza che posso scrivere questa? Che talento? Anzi, ecco, forse vede che adesso mi fa venire in mente che forse è proprio lì
che è nata la bravura di far su le acciughe. Non potremmo dire che non posso scrivere. Non sa come volte. Presidente, vicepresidente del Consiglio regionale, non posso scrivere sul curriculum europeo competenza di eludere i controlli della narcotici. Ma però non mi hanno mai preso. Sì, ho capito. Io ho la fedina penale pulita, Lei cosa faceva da giovane, da ragazzo? Andiamo via, a cercare i talenti. L'Europa serve per cercare i talenti. A sua insaputa, come dire, qualcosa che lei la ga che non aveva mai utilizzato. Cosa faceva lei da giovane? Con gli amici mi trovavo nel bar, si beveva, si cantava. Con gli amici lo fa anche qua da Rondo. Fa tutti fino alle 4 stanotte, fa così. Non sei una caratteristica peculiare, peculiarità. Calma, sai che ridere lei? Cioè, non è che... È la verità. Sì, ma io non è che cantavo a caso. Cosa la facevi? Io, dopo 3.000 medie, con un rutto solo, cantavo tutta la strofa di Heidi. No. Le montagne ti fanno ciao. Le caprette ti fanno già, ti sorridono i monti, quelle robe là. Con un rutto solo, per dire. Credo. Sì, 3.000 medie. Dopo la sfido. Dopo che domando a Diego, qua del Rondo, dopo la sfido. Sì, non è neanche il primo anno che la faccio. Ma tanti non ce la fanno, allora cosa fanno? Bevono 4.000 medie, è l'errore che poi si impasta tutto. Allora mettiamo, cosa mettiamo? Uso laringeo, una caratteristica spendibile. Sì, mi grattava un po', però laringeo. Era una caratteristica unica, perché dovevamo trovare caratteristiche, talenti unici. Ero l'unico a farlo. Allora mettiamo sensibilità musicale con uso dell'apparato orofaringeo in maniera unica. Mettiamo così. Ecco, allora, metta questa roba qua. Sviluppo laringeo. Laringeo in maniera, utilizzo oro laringeo in maniera unica. Infatti, il prossimo anno andrò a un festival famoso. La va a partecipare? Sì. A buia i fa? Sì, bella, se scrivi, se la ha un pezzo... Canto questo, però... Sono brutto, non so, la devo domandare alla Mariana se è possibile. Non so perché se... Laringeo, la guardi, adesso che abbiamo ancora, perché qua i fiori che sburta qua... capacità e competenze relazionali. Cioè, cosa la faceva lei in gruppo? La sera leader? La sera gregario? No, uno da spogliatoio. Da spogliatoio. Ero uno che faceva spogliatoio. Un da Rondo. Si correva dietro alle ragazze. Ecco, diciamo sempre con le parole giuste, però, con altre parole. Correva dietro alle femmine. No, usiamo altri termini proprio. Correva dietro alle donne. No. Vuole scrivere che andavo a figa, scusi. No. Non mi scriva quella roba lì, che sennò mi rovina il curriculum. Ma è un disastro. Scusi. Me ne peggiora una dietro di quell'altra. Lei che mi dice. Meno male che non sembra su un palco, su un palcoscenico in TV, perché sennò è un disastro. Allora, no, dobbiamo dirlo che lei è empatico. Ciapo aria intanto. No. Simpatico. Empatico verso il prossimo. Ecco, adesso vediamo chi arriva e avanti, dai. No, il prossimo. La sera macchietta lei. Due macchiette. Due. Domace, la sera. No, una, due. Sì, allora, qua guardi, io mi metto tutti i dati all'interno del coso. Guarda, benissimo, grazie. Gli dago il go, adesso vediamo cosa che... Perché è un software, no? Gli algoritmi. Ecco, io adesso posso dargli un lavoro subito, adesso, dopo due minuti, da animatore, quindi andiamo a toccare le sue capacità benissimo, empatiche. Benissimo, grazie. In un McDonald's. Quindi non siamo a livello del gourmet, però comunque nell'alimentare, l'algoritmo che intreccia le robe. Cosa c'è? Ma ha problemi a spostarsi lei per lavoro? No, ho la macchina, se la fa strada per andare a lavorare, io non ho problemi, ecco, quello sì, non...
tanto metto via tutto che qua mi fa che vado a scampare. No, perché il McDonald's è a Kabul, in Afghanistan. Qual è in Afghanistan? A Kabul? Vabbè, vorrà dire che a mezzogiorno non vengo a casa a mangiare. Che tocca. La che tocca, però è un lavoro a tempo determinato. Determinato da cosa? E questo è un software, no dici. Mi penso che dipendi dal tempo che metterai i talebani a capire che quella grande M gialla non la vuol dire Maometto. Grazie! Facciamo tutto noi, Dante, no, corri che deve venire Dante. Fuori. Ramiro Besa e Andrea Appi e Ramiro Besa e Papu. Ecco un omaggio anche per voi. Una in due non arriviamo neanche no, a due in due, due neanche in due. Parcheggio. Grazie. Non c'è altro, escavè, non c'è. Pazienza, dai. Proveremo, troveremo due tartine, qualcosa troveremo. E adesso, la menziona da tutti, sì. Che nessuno se la ciappia mal, veramente. Sedute importanti, per vero, se non che fossi ella però, e se ella non avessi avuto l'idea, se non la sgobassi tutto l'anno, se non la tenessi tutte le relazioni, non la se preoccupassi del tutto, dal pulmino a cosa maniemo, a andare a parlare coi capi. E anche sorbirse tutte le nostre lagnanze, tutte le nostre crisi, perché veramente... questo festival non esistessi senza di ella. Vediamo se ha capito. Marianna Jelicic Buic, titolare del settore arte e cultura della giunta esecutiva dell'Unione Italiana. Ve lascio qualche minuto per guardare, perché sapete che mi vede così 7 minuti e basta all'anno, no? Grazie a tutti. Orgogliosi. Fieri, costanti, questo siamo noi e così dobbiamo continuare a essere, solo essere consapevoli di quanto siamo bei, bravi e forti, questo è quanto. Poche parole, le basta però, elevanza. Parole importanti. Questo anno è la 10ª edizione di Dimmela Cantando, ma l'anno scorso era la 10ª edizione del Festival dell'Istroveneto, tutto completo. E vi ricordate come che abbiamo fatto, no? Che non era proprio così tutto liscio. Non poteva essere presenti, ne ha mandato i videomessaggi, perché la pandemia purtroppo non ne ha permesso di fare il festival come Dio comanda. Allora, recupereremo sto anno. Ringraziamo de cuore con un piccio omaggio, ma sentì davvero, chi che crede in sto festival e lo sostiene. La città de buie, e ritira il sindaco Fabrizio Visintin. Grazie. Una bella Istria de ceramica. Della nostra ceramista Lovor Calucani. E anche adesso, che nessun si risenti, ma se non era lui, per vero, non era il festival. Per la regione istriana, Vladimir Torbica, assessore alla cultura e territorialità della regione istriana. Grazie. Luise Torbisa, in realtà. Torbisa, è vero, tutto quello che abbiamo noi oggi. E per la Regione Veneto, Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale.
E che avevamo ancora due ringraziamenti da far. Potremmo chiamarli i premi fedeltà, semplicemente riconoscimento a due musicisti e arrangiatori che suoneremo insieme qua sul palco, che sempre partecipa al festival fin dalla sua prima edizione. E ogni anno iscrivi veramente e arrangia canzoni per tanti cantanti, allora li premiamo. Elicia Memo, Edi Acquavita e Mauro Giorgi. Eccoli. Grazie, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Ben arrivati, bentornati. Secondo noi questa canta fra poco. Se è vero? Sì, sì. Adesso girerò un poco anche di là per i fotografi. Grazie. Che siti che stai. Applaudì. Grazie Fioi, grazie che scrive sempre ogni e anno. E grazie veramente a tutti, chi che scrivi, chi che arrangia, chi che partecipa con le canzoni, perché veramente... Sono una squadra, sì. Se può dire, sono una squadra. E adesso Mariana resta qua, non scampare. Sette minuti, ma diciamo anche 8-9. Adesso se finiti i ringraziamenti, i riconoscimenti e cominciamo con i premi veri, quei del festival. Eh sì, anche sto anno i cantanti che ha votato la canzone che piace di più, lo ha fatto Drio Le Quinte, per questo gli piaceva tutto sto Remy Tour, perché gli si metteva d'accordo, ecco, con le schedine, come voi altri. E anche se questo premio non ha un valore non economico, è il se importante, perché se è il premio della stima dei colleghi, degli amici. Dei amici. Al festival nasce amicizia, nasce collaborazioni, i cantanti si sente anche durante l'anno e si scambia le canzoni, per quello si chiama premio degli artisti. Adesso arriva Marco, la busta e anche il premio. Un applauso al nostro Marco, per favore, Vostan, grazie ed è tutto Marco. Arriva la busta. La busta, la se qua. Adesso vediamo se la gà incolata la come ogni incolata volta. La incolata di nuovo. Ma non servi, ma perché adesso dobbiamo perdere altri due minuti per... Un taglierino, un po'... ecco. No, ok, vediamo. Allora, vinsi il premio degli artisti, la canzone E ve canto l'amor, Sergio Predengato. Parole e musica di Andrea Bussani, arrangiamento di Edi Acquavita. Vediamo se Gatto... Gatto arriva. Zendà il rovigno con la batana. Gatto, se ti son fora per caso che ti stai guardando il festival, versi quella porta e materializzate qua con noi. Batti un colpo, gatto. Fa un miau, non so. E se? Sarà in... E non posso dirlo, fermo pubblicità. Sarà beverso un bicer. E niente, la maglietta la ciolemo noi. Arriva. Perché diciamo anche cosche se... grazie, viene dentro così. Diciamo anche cosche se il premio, là. No, il microfono, no. Premio degli artisti, gatto, te ha votato tutti i cantanti e gli artisti. E c'è una maglietta con tutte le firme degli artisti che si è firmato sulla maglietta del festival. Subito al microfono l'andava, che l'hai visto. Grazie, no? È il numero giusto per me. Ah, ecco. Grazie, grazie gatto. Grazie Marianna. Marianna, grazie. Premio del pubblico. Brava Marianna, sì, potete applaudirla, per carità. Premio del pubblico, che avevamo le buste, che avevamo tutto. Allora, adesso capiremo la canzone che vi piace di più. Prima invitiamo a consegnare il premio e il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. E la busta, appena che l'arriva, l'arriva direttamente con lui. No, noi siamo organizzati, abbiamo visto che l'anno scorso funzionava il giro. Grazie. La busta a noi. Prego. E la scultura a lei, ecco qua. Ecco, e adesso noi. Premio del pubblico. Di nuovo. Ma non è che ha incollato tanto. Oh no, per fortuna, perché anche la colla si è cara, neanche quello che avevamo più. Ok, vado, scopro, ho messo la mansora, non si vedi? Neanche quello, vai. Non avevamo neanche un rullo di tamburi, niente. Premio del pubblico, con... Il 21,26% dei voti, 1611 votanti totali. Vinsi. Me dismentico, Andrea Scarcia.
E finché arriva, diciamo che le parole sono di Andrea Scarcia, la musica invece è di Andrea Scarcia, Paolo Amodio, Andrea Parlante, Gianluigi De Stradi. L'arrangiamento Paolo Amodio, Andrea Parlante, Gianluigi De Stradi, Marco Sterle e Billy Curti. Scarcia! Arriva, vero, eccolo, o noi eccolo, pensa eccolo. Non niente questi qua, non so. Oh, premio del pubblico. Roberto, la ne scusi, la ne... La può restare ancora un attimo. Non sapeva. Perché adesso che avevamo il premio dell'Accademia della Lingua Veneta e siccome non avevamo Mocellin, che salutiamo anche a lui, sta guardando. Perché... Questo è un premio tecnico, se così vogliamo chiamarlo, il tien conto dell'espressione in dialetto. E infatti il viene dato per le meglio parole, ese è il premio appunto dell'Accademia della Lingua Veneta. Adesso qua avremo anche la motivazione, che è scritta sempre in aramaico, più che in istroveneto. E adesso la bisogna... Ecco, polissemia del... vabbè. La linguistica... Allora, è quasi quasi comprensibile sto anno. Ok. Per l'integrazione in armonia del ritmo pieno e gustoso dei versi, coqueo placido e riflessivo de una meta canzone. Che non è una metà canzone, una mesa canzone. È una meta canzone. Una meta canzone. Vince il premio. La canzone... Le canzoni non servi a niente. Andrea Bussani. Parole e musica di Andrea Bussani. Arrangiamento di Fabio Valdemarin. E il gala abbonamento al vocabolario, Stofio. Ogni edizione nuova del vocabolario. Bravi, bravo, grazie. E adesso non arrivo a girare la pagina. C'è un caldo, noi siamo sudati. Se tacca tutto, se tutto tacca. Passiamo ai premi seri, quelli della giuria esperti. Sì. Li gavemo? Ok. Allora, possiamo essere d'accordo o meno con Lori? Indifferente. I se casbaro fa. Il che ha fatto tutto tranquillo, indifferente. Essere in giuria è un lavoron. Non che può il piacere sempre a tutti, per cui rispetto per le giurie, per vero. Perché se è una rogna essere in giuria. Femmo che ancora un applauso. Elis Lovric, Rosana Turcinovic, Bruno Kreitzer, Christian Nemeth e Borna Schmer. Cominciamo con le menzioni, Gavemo. Tre. Vai, tre Marco. Menzioni? Allora, invitemo a consegnare i premi, cioè le menzioni, Jessica Acquavita, vicepresidente della Regione Istriana. Tre menzioni. E le avevamo tutte in una busta unica? Sì. Sì. Prima menzione. Buonasera, grazie. Prima menzione. Motivazione. La giuria ha accettato la sfida. Al populismo di Furian risponde con un premio. Non ho mai vinto un festival. Flavio Furian. Parole e musica di Flavio Furian, arrangiamento di Massimiliano Cernecca. Menziona il populismo. Che va sai di moda in politica. E in musica. Chiamiamo la giuria che scherza sto anno. Sì, ne scrivi un poco di sopra, un poco di sotto. Resta qua che vi fanno la foto tutti e tre delle menzioni. Altra menzione. Grazie. Ah, ok, la faccio giustamente. Adesso ti passo il secondo, dai. Altra menzione. Motivazione. Per aver portato al Festival dell'Istroveneto il piglio delle grandi manifestazioni canore internazionali. La menzione per la presenza scenica. Alida Del Caro. Un rock in mascherina. Parole di Tiziana Dabovic, musica e arrangiamento di Edi Acquavita. Che la va a Duto Gas per la Y da Fiume a Pola. Se la ferma la polizia. La foto non scampare lì dalla foto. I che ho paura dei fotografi. Femo come i gnomi, passi che è il premio. Adesso che passo, pianche, non si rompi. Terza menzione, motivazione. Per la passionalità, l'eleganza e il coinvolgimento emotivo. E la menzione è per l'interpretazione e per l'esecuzione, insomma. E va a?
Sara Salvi. La canzone è importante. Importante. Parole di Sara Salvi, musica di Sara Salvi, arrangiamento di Mauro Giorgi. Che contenti, chiese, che bel chiese vederli contenti. Oh. I fotografi che disturba le persone coi cellulari, questa non l'avevo ancora vista, ma de tutto il festival. Bravi! Grazie. Grazie. Bravi. Bravi. Bravi vuol dire che potete andare. Sì, sì, Sara, sì. È Sara che fa. Potremmo andare. Sì. Bravi, sì. E adesso che abbiamo un altro premio molto importante, prima li abbiamo nominati gli arrangiatori, no? Sì. Che sono importantissimi. E il premio pare il meglio arrangiamento. Ci amiamo a consegnarlo Fabrizio Visintin, sindaco della città de Bouillet. Che porta direttamente la busta e anche il premio. È il premio. Grazie. Come casca buste. Sì, anche me. Casca buste. Se quelle dei premi però, non se, cioè se quelle con i nomi dei premi, non sai che c'è dentro, non stai pensando. Di Esecone arriviamo noi, ecco. Così, vabbè. Gavemo. Miglior arrangiamento? Sì. Sì. Miglior arrangiamento va alla canzone. A Boboli col sciopo! Marco Radolovic! Parole e musica di Marco Radolovic. Arrangiamento di Mauro Giorgi, che secondo noi in sala è Marco Radolovic. E c'è! Una. E per Mauro, per Mauro. Mauro Giorgi, Elsa qua. Bravo, grazie. Abbiamo parlato dell'arrangiamento e adesso le meglio parole. Ciao Memo, anche se non vuol venire sul palco. Anche se non vuol venire sul palco. Ma oggi che abbiamo un altro, non che abbiamo lei. Va bene? La serabbia? No, la sassilo di questo palco, chiamiamo un altro. Boris Miletic, presidente della regione istriana, a consegnare il premio per le meglio parole. Meglio parole. Sera. Buonasera. Grazie. Grazie. Premio per le meglio parole. Questo c'è quel incolato ancora di più. Mamma mia. Premio per le meglio parole. Rullo di tamburi, batte con i piedi per terra. Premio per le meglio parole va a... Andrea Bussani! Le canzoni non serve a niente. Parole e musica di Andrea Bussani, arrangiamento di Fabio Valdemarin. Grazie Presidente, bravo! E adesso c'è il premio quel, dei premi, c'è quel. È il vincitor, è il premio per la meglio canzon. Consegna il premio il Presidente dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul. Arriva sta busta. Fioi, venga a divertirti? Sì! Boh, questo è l'importante. Quanto pesa sta busta? Tanto. Questo si chiama premio della giuria o per la meglio canzone. E vinsi la decima edizione di Dimmela Cantando, Festival della Canzone Inedita in dialetto istroveneto. Io sono emozionata perché non... Anche me, verso? Guarda, si versi. Verso? Vinsi la canzone... Mori! Massimiliano Cernecca! Parole, musica e arrangiamento di Massimiliano Cernecca, che vissa è il premio dell'anno scorso. Non puoi creder. Bravo. Grazie Presidente. Sì, grazie.
ti resta qua. Ma feghe, un grande applauso che sei il vincitore della 10ª edizione de Dimmela Cantando. Anche della 9ª volendo. Band, anche della 9ª. Vai. Finché torna. Noi ringraziamo ancora una volta de cuore tutti i nostri fioi, i volontari che aiuta in ombra, Drio le Quinte, senza farsi mai vedere. Grazie fioi, grazie. Grazie a tutti i cantanti, agli autori, quei che scrivi le parole, quei che le metti in musica, chi che le arrangia, dopo chi che le correggi perché magari c'è qualche sbaglietto. Grazie a tutti quei che ne supporta e a quei che ne sopporta. E grazie de cuore a tutti quei che ne critica, perché grazie a voi noi diventiamo sempre meglio. Ecco. E grazie a tutti quei che credi in te la musica, in te l'arte, perché sei la bellezza di sto mondo. E che disemolo un poco il arremengo il sé sto mondo. Quindi adesso vediamo ascoltar. Su. Devo rifarla? Ok, l'ho fatta. No, andiamo via volta. Senza, grazie a tutti che finì. Fimo un'altra, allora, una bandiera gialla. Passi nel premio perché sennò ti intriga per me. No, lo tengo perché sei la porta rossa, ah, tutto perfetto, coperto, perfetto. Sei il campanello, tutto un magna magna, se sapeva già prima praticamente. Secondo me comunque non la sei, la sei andata in vacanza, ti la sei che per tutte le galassie ma non la sei casa. Allora, essere, da fare la spesa. Un da una parte, un dell'altra. Massimiliano Cernecca canta Mauri. Grazie. Un applauso alla band, grazie, bravissimi tutti. E un applauso a tutti gli altri. Per... Vabbè, insomma, robe, dico robe. Un metro e cinque, tutto verde coi baffoni. Sulla testa due antennoni, calvo Drio ma franza blu. Corpo a pero, gambe corte, oggi sinceri, e scondeva i suoi pensieri, Drio un sorriso, uno in più. A Bain e telescopio sempre pronto, e il Vardava del suo mondo, le galassie della zona. Casa umile, vicina Alfa Centauri, un alien di nome Mauri, alla ricerca del suo amore. La man sinistra corre sulla scrivania per dedicargli una poesia, e in te la destra il canocial. Passa gli anni ma non sei mai tempo perso, tamisar quell'universo se il Gaela de trovar. Ogni notte lui sognava quella porta, tutta rossa un po' coperta, lui che suona il campanello. Mauri giusta la cravatta un po' nervoso e la dolce visirivo. Lui pronto col vestito bene, ti trovarò. Dico sognata, ti esisti e mi sì, ti trovarò. Ma quante stelle che gasto universo, tra tutte queste ti inquala adesso. Ma fossi l'ultima roba, ti giuro, amor mio sicuro, mi battezzai. Appena te trovo mi sì, te veloce. Passa gli anni però Mauri non volava, un giorno lui della carega ancora un poco il se cascava. Col canocial punta per caso verso Sirio, se aguareva il desiderio, son sicuro la zelà. Coria Chon, la sua astronave scantinata in te garage impolverata, e il posa sul sedile un fior. Per l'amor non se distanze troppo grandi, per l'amor non se mai tardi, e Mauri impizza quel motor. Te trovarò, te go sognata, te esisti e mi sì, te trovarò. Voglio contarte da dove son nato, ridendo di ogni momento più bel. Col cuor che dentro non arriva a star fermo, gli anei de Saturno te porto a vedere. Ma te prometto che me te trovarò, e ti ha visto oramai se così. Non preoccuparti amor mio, perché stai, stago venendo de ti.
Come in tel sogno il VAR d'adesso, quella porta tutta rossa, un po' coperta, il campanello e il gassonà. Mauri giusta la cravatta un po' nervoso e la dolce visirivo, lui fra poco che dirà? Mi tego trova. Grazie, 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 grazie. Yeah.